Grazie Presidente, con questa mozione chiediamo un impegno alla Sindaca e alla Giunta di attivare una richiesta di guidare, anzi, una richiesta a livello nazionale relativamente alla modifica e rivisitazione del codice dei contratti. È un tema che è stato trattato più volte durante le sedute della Commissione Sport e è un tema che ha richiesto un lavoro molto approfondito sui due principali regolamenti per gli impianti e per i centri sportivi municipali e in particolare proprio per quanto riguarda il regolamento per i centri sportivi municipali. Nel corso, che è stato approvato nel 2018, nel corso poi dei 2 anni seguenti abbiamo approvato delle modifiche, delle migliorie finalizzati a semplificare il più possibile le procedure volte a portare a conclusione gli avvisi pubblici, che nel primo anno di entrata in vigore, anzi, ricominciamo nel 2016, dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti, ha visto ritirare in autotutela tutti gli avvisi che erano stati pubblicati da Roma Capitale. Abbiamo lavorato appunto al regolamento nel 2018 entrato in vigore e da quel momento in poi gli avvisi pubblici sono ritornati ad essere pubblicati per l'appunto, ma si sono conclusi con ritardi in quasi tutti i casi perché la procedura prevista dal codice dei contratti è molto lunga, è molto complicata e ha visto commissioni valutatrici comporsi con fatica, con grandi ritardi, a causa delle rinunce dei vari dirigenti o funzionari che sono stati sorteggiati. E per questo, ecco, abbiamo semplificato anno per anno le previsioni del regolamento, ma abbiamo bisogno, e questo è una necessità condivisa chiaramente con l'assessore Frongia, con la sindaca Raggi, di avere una ulteriore semplificazione che però sia di fonte normativa nazionale. E quindi ecco, per questo motivo chiediamo che Roma guidi tutte una necessità che di fatto è evidenziata da tutte le grandi città metropolitane, quindi l'assessore Frongia, che spesso si confronta con gli assessori sport delle altre grandi città d'Italia, ci aggiorna che ecco, questo problema è sentito da tutti i comuni. E dunque ecco, spero che questa proposta possa essere condivisa da tutte le forze politiche presenti in Campidoglio, in Assemblea Capitolina, perché sicuramente avrebbe maggiore forza. E anticipo, non interverrò in dichiarazione di voto, anticipo il voto favorevole da parte della maggioranza del Movimento 5 Stelle. Grazie.